Ciao ragazzi, sono Fabio D'Avenia, retailer di Mapra e qui con me abbiamo il nostro chimico Giacomo. Ciao a tutti! Oggi andremo a parlare di Beer Buster, il dry fog di Mapra. Beer Buster è il prodotto da utilizzare nelle macchine fumigatrici. Dry fog vuol dire che crea un fumo denso e compatto in modo che possa raggiungere ogni angolo dell'ambiente che vogliamo igienizzare. Come funziona il fumo generato da Beer Buster, Giacomo? Allora, il fumo generato da Beer Buster contiene un principio attivo che è un'azione virucida. Quindi, terminata l'erogazione da parte della fumigatrice, si lascerà agire il fumo prodotto da Beer Buster per una ventina di minuti. Questo dà sufficientemente tempo al principio attivo di neutralizzare la maggior parte della carica virale all'interno della tua vettura. Questo può essere utile anche per eliminare eventuali cattivi odori o bloccare cattivi odori? Certamente, poiché come sapete le molecole odorifere sono organiche, quindi in gran parte costituite da veri e propri batteri vivi o residui. Quindi andando a distruggere anche la parte batterica presente sulla superficie, andrà a neutralizzare i cattivi odori che possiamo ritrovare all'interno del nostro abitacolo. Poi abbiamo la gran fortuna che il fumo è abile nell'espandersi ed arrivare anche negli interstizi più inaccessibili. Esattamente, cosa che ad esempio un prodotto liquido non può fare. Mentre Giacomo, per quanto riguarda la sua azione, sarà finita quando l'avrò visto abbassarsi tutto il fumo, quindi svanire il fumo? Non necessariamente. Noi utilizziamo il fumo, come ben hai visto è molto denso e caratteristico, come una specie di marcatore, cioè per innanzitutto evidenziare la zona in cui il prodotto sta andando ad agire e per renderci conto di quanto saturo l'ambiente è. Però una volta che noi osserviamo il fumo, che giustamente tramite la gravità si deposita, quindi non vediamo più, non abbiamo più una sensazione apprezzabile di fumo, certo, all'interno dell'abitacolo, ciò però non toglie che il prodotto sia all'interno di esso, quindi che stia continuando a lavorare. Perfetto, quindi diciamo che il fumo è un mezzo di trasporto per quanto riguarda le materie prime del prodotto. Esatto, noi utilizziamo il fumo in quello che in gergo tecnico si chiama carrier, cioè il fumo essendo costituito da particelle, noi lo vediamo perché è costituito da particelle, le particelle quindi hanno una certa densità, quindi hanno una certa diffusione all'interno dell'ambiente, e il vapore prodotto appositamente dal prodotto Beer Buster è esattamente calibrato e ingegnerizzato per dare la giusta velocità di diffusione ai principi attivi. Per quanto riguarda le superfici, Giacomo, ho bisogno di sapere qualcosa, ho bisogno di avere accortezze? Beer Buster Dry Fog è completamente sicuro su ogni tipo di superficie, quindi non ho alcun timore per le superfici della mia vettura. Esattamente. Dopo aver fatto una panoramica del prodotto, andremo a testare il prodotto all'interno della vettura. Giacomo, quali sono i test che andremo a svolgere? Guarda, andremo a utilizzare il nostro bioluminometro portatile, okay, che ci darà un indice di quanto le superfici saranno contaminate prima dell'azione del Beer Buster Dry e il grado di igienizzazione che avremo ottenuto dopo l'utilizzo del Beer Buster Dry Fog. Per quanto riguarda le procedure, dove vado ad inserire Beer Buster nel mio protocollo? Beer Buster lo puoi inserire all'inizio, quando tu ti troverai a dover mettere in sicurezza l'abitacolo, quindi per permettere all'operatore di entrare in sicurezza e continuare le operazioni di pulizia e di igienizzazione, oppure andremo a utilizzare il prodotto al termine delle operazioni come chiusura del nostro processo di igienizzazione. Quindi mi dici che comunque ci sarà prima un'azione di detersione e successivamente andremo a chiudere il tutto, a sanificare il tutto con Beer Buster. Esattamente. Come andremo a vedere, il nostro Beer Buster è adatto a tutte le macchine fumigatrici. Vi faremo vedere come Beer Buster si adatta a qualsiasi modello di fumigatrice. Partiamo con questa blu. Successivamente questa bianca. Per poi concludere con la nera, la più piccola. Come abbiamo visto, Beer Buster funziona perfettamente su ogni tipologia di macchina fumigatrice.
Prima di effettuare la sanificazione della vettura andremo ad accendere il condotto dell'aria, così da purificare anch'essa. Dopo aver visto i test, Giacomo, dacci il tuo response. Come avrete potuto vedere, è sicuramente fondamentale prima andare a detergere la superficie per ottenere il massimo grado di igienizzazione, mentre quindi poi, dopo aver pulito le superfici di maggior contatto all'interno dell'automobile, quindi quelle che sono più spesso a contatto con le nostre mani, quindi hanno una maggior potenzialità di trattenere una carica virale, andremo a igienizzare l'intero abitacolo utilizzando il Buster Dye Fog. Ti ringrazio Giacomo per la tua assidua frequenza nei nostri video, ma specialmente nei nostri test. Figurati, è stato un piacere. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!